переваги зараз немає. Non c'è disprezzo ora, c'è incomprensione, c'è incredulità, ma non c'è disprezzo. Невіра. Prima c'è stata negligenza, eravamo in pochi, ancora non avevamo avuto il tempo di mostrarci. Було мало і ми ще не встигли себе показати. Николай Кравченко, ідеолого del movimento Азов. Ad essere onesto, vorrei che la maggior parte delle persone vivesse la stessa vita, quando veramente la vita è collegata ad attività nazionalistiche e patriottiche. Tutto quello che faccio, lo faccio per il futuro. In questo modo sto costruendo un futuro per i miei figli e per coloro con i quali collegheranno il loro destino. Будую майбутнє для своїх дітей і тих, з ким вони пов'яжуть свою майбутню долю. A metà degli anni 2000 mi sono occupato di ricostruzione storica. Ho partecipato a vari eventi cosacchi. Ero nazionalista anche prima del Patriota dell'Ucraina e prima del Corpo Nazionale. In uno di questi eventi i ragazzi di Patriot UK si sono avvicinati a me. Questo è Sherkas. Ora il loro comandante Centurio in linea di principio mi ha convinto, si può dire così. Letteralmente pochi mesi dopo, per la prima volta, abbiamo fatto il giuramento nazionalista. E poi mi sono unito al lavoro organizzativo dei Patrioti UK. La cosa più difficile forse è stato il non riconoscimento, o il fatto che non siamo stati riconosciuti. Perché l'ambiente esterno ci considerava strani, persone che erano pronte a tutti senza soldi, pronti a fare qualsiasi cosa di rischioso in quel momento. In quei tempi, se gridavi gloria all'Ucraina, la città di Kharkov, avrei potuto benissimo subire una rissa. В Харкові я цілком міг наразитися на бійку. Diamo la marcia della commemorazione. Організації 23 серпня 2011 року сталася стрілянина. Ролі між потерпілим та підозрюваним поміняли. Poi è iniziato un altro periodo della mia vita. Sono stato nella lista dei ricercati in Ucraina per 2 anni. Volevano farmi un detenuto politico. Два роки перебував в українському розшуку. Мене хотіли зробити політику. Ma sono riuscito in tempo ad evitarlo, diciamo così. Вдалося. Un sacco di diversi casi criminali sono stati aperti contro ciascuno di noi. Tutti erano politicamente prevenuti. Presto tutto è andato a pezzi dopo la rivoluzione di dignità. Questi erano casi puramente politici. Ma per questi casi politici, Andrei Bilievski, Igor Mikhailenko e molti altri ragazzi hanno scontato termini di galera abbastanza reali, più di 2 anni. Era difficile nascondersi dalla repressione e dal regime, allo stesso tempo nascondere in qualche modo la mia famiglia. Одночасно переховуватися від репресій режиму і одночасно з цим. Il mio primo figlio è nato quando ero ricercato. У мене перша дитина народилася, коли я був. Non considero quel tempo come decadente, quel tempo era piuttosto come una specie di cristallizzazione. La risorsa umana che ci è rimasta è stata rafforzata e temprata. Qui c'è l'invasione a Kharkov. Il fatto che abbiamo iniziato a metterci più pressione su di noi ci ha incoraggiato. Tenere duro, combattere più forte e anche attaccare. Potужніше, скажімо так. Міцніше триматися, сильніше відбиватися. І навіть наступати. Ми опровергаємо тільки одному, що чорний чоловічок був український. Nel 2014, ai tempi dei partigiani, anche quando eravamo uomini neri, ma non ancora il battaglione Azov, siamo stati diversi da altri gruppi patriottici circostanti, in quanto avevamo una fede estremamente forte. Ми відрізнялися від навколишніх патріотичних груп. E molto spesso abbiamo mostrato questa fede in alcuni rituali specifici. Quando il corpo uomini neri si è spostato alla base a Kozatskij,
Noi abbiamo iniziato per la prima volta un'ampia campagna di mobilitazione di massa. Io ho introdotto le preghiere quotidiane e la lettura del Decalogo, comandamenti nazi. È chiaro che all'inizio nessuno conosceva le parole, in quel momento ero quasi l'unica persona che conosceva a memoria la preghiera del nazionalista ucraino. Abbiamo sviluppato un tale rituale a Kozatskij. Quando io pronuncio una certa frase e la colonna di ordine militare la ripete. E da questa è nata la nostra cerimonia Azov. Una volta, circa 15 anni fa, abbiamo capito che presto o tardi sarebbe scattata una guerra in Ucraina. Ridevano di noi, ci consideravano eccentrici, inadeguati, ma noi abbiamo iniziato a radunare il nostro piccolo esercito. Stavamo preparando il nostro personale giorno che avremmo iniziato a combattere. E questo momento è finalmente arrivato e noi siamo pronti, e per questo molto meglio degli altri. La medesima cosa bisogna farla anche nel mondo civile. Bisogna costruire uno Stato all'interno di un altro Stato, nonostante la comprensione o incomprensione di chi ci è intorno. Il futuro ci mostrerà che noi avevamo ragione, senz'altro. Покаже, що ми були праві. Обов'язково. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб зросла за взяття міць. Щоб зросла за взяття міць. Щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій. Так як ішли герої за тебе свята. Так як ішли герої за тебе свята.